Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti qui sul mio canale, sono Mattex e sono qui questa sera, quest'oggi a parlare della partita Real Madrid-Bayern Monaco, il ritorno dei quarti di finale di Champions League che c'è stato questa sera mentre registro questo video. È stata una partita clamorosa, belle azioni per carità, però un arbitraggio scandaloso. Anche i quarti, il quarto uomo, il segnalatore per i fuorigioco, casini più totali. Andiamo in ordine. Il Real ha avuto praticamente 3-4 episodi a favore. Perché? Mi spiego meglio. Casemiro doveva essere espulso perché ha fatto l'intervento da rigore. Va bene, potevano ancora non abbonargli il rosso lì, ma ok. E poi il secondo intervento su Robben, che ha fatto un intervento pauroso su Robben. E non hanno proceduto con l'ammonizione, quindi all'espulsione poi netta. Però. E poi, tra l'altro, anche un episodio su me a favore, sempre del Real Madrid, è comunque l'espulsione di Vidal, perché l'espulsione di Vidal non c'era. Il fallo che ha fatto su Asensio, mi pare, non era assolutamente fallo, anzi, ha tolto palla. L'arbitro è andato lì, l'ha ammonito, era già ammonito, è espulso. Quindi, insomma, immeritata sicuramente questa sostituzione. Poi che Vidal abbia fatto altri falli, ok, però anche Casemiro ne aveva fatti una patera di prima. Quindi, detto questo, gli altri episodi a favore sono stati ovviamente i rigori. I rigori perché? Perché il rigore che ha dato al Bayern, secondo me, c'era o non c'era. Nel senso che c'era perché comunque è stato abbastanza brutto fallo brutto intervento più che altro di Casemiro. Però Robben si è comunque lasciato andare. Parliamoci chiaro. Però, detto questo, si è proprio buttato. Però il contrasto di Casemiro c'è stato, quindi questo è quanto. I due gol invece erano in fuorigioco, erano clamorosamente in fuorigioco. Il primo, quello di Ronaldo, quello dove ha stoppato la palla e poi ha tirato di mancino in mezzo all'area. Era fuori gioco di 1,5 m. Quindi già lì. Poi anche il gol sulla megazione di Marcelo. Marcelo ha messo palla tutto altruista, tutto quello che volete. Però Ronaldo era in fuori gioco. Era dopo la linea del pallone. Quindi anche lì era fuori gioco. C'è anche da dire questo perché il Bayern il gol era in fuori gioco. Cioè l'autogol, sì, è stato autogol del giocatore Real Madrid, però il passaggio tra Lewandowski e Müller era in fuorigioco. Quindi pienamente d'accordo. Però questa partita è stata uno scandalo. È stato uno scandalo come Barcellona-Paris Saint-Germain. Quindi io ho un po' paura per domani, sinceramente, perché domani ci sarà Barcellona-Juve. Io ho paura di vedere altri errori arbitrali clamorosi. Come questa sera. Magari vogliono davvero Barcellona Real in finale. E spero che non sia così perché voglio vedere una bella partita domani. Stasera è stata una bella partita, sì, però condizionata troppo dagli errori arbitrali. Detto questo, mi è piaciuta come partita. Noi ci vediamo poi in un prossimo video. Fatemi sapere se questi video vi piacciono. Io continuo a dire che il Real si è più o meno meritato la partita, anche se il Bayern comunque ha giocato parecchio. Però Bayern aveva Hummels quasi infortunato, Boateng non stava bene, l'uomo in meno, ha dovuto mettere Kimmich per coprire il buco di centrocampo, se non avrebbe messo qualcun altro sicuramente, magari Coman o chi che sia. Però, detto questo, il Real è in semifinale come in semifinale, anche l'Atletico Madrid che ha fatto una partita abbastanza tranquilla contro l'Ester, è riuscita a tenere il dominio inglese pareggiando 1-1. Mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo in un prossimo video, bello ragazzi!